Io ricordo, non dimentico come altre persone, io ho dato il voto per difendermi, non per i confini, l'oggi. Adesso non ricordano, non ricorda nessuno, se nascondono tutti. No, io sto qua. Per esprimere la solidarietà dei cittadini che firmeranno, a Matteo Salvini rinviato a giudizio e processato per un reato per il quale un altro tribunale, un altro pubblico ministero e un altro giudice hanno archiviato lo stesso procedimento. Questo non è un paese serio. Difendere i confini, la legalità, la sicurezza di un paese dall'immigrazione clandestina, dal traffico di esseri umani è un diritto ed è un dovere riconosciuto dalla Costituzione. Quindi che ci sia certa sinistra in Parlamento, in redazione o in tribunale che ritiene la difesa dei confini un reato che merita 6 anni di carcere, 1 milione di euro di risarcimento danni per i poveri clandestini turbati, sono in Italia, solo su scherzi a parte, può accadere. Quindi entro ottobre, entro pochi giorni, ci sarà la sentenza, conto che il giudice riconosca che ho semplicemente fatto il mio dovere, quindi che ci sia una soluzione. In caso di condanna la riterrei un enorme problema per l'Italia a livello internazionale, perché dal giorno dopo gli scafisti arriverebbero tutti qua e ci sarebbero migliaia e migliaia di sbarchi. Io non mollo comunque di un millimetro, sia in caso di assoluzione che in caso di condanna, perché ritengo di aver fatto il mio dovere. Ce n'è troppi di delinquenti stranieri, noi abbiamo già i delinquenti italiani da tenerci, sono troppi delinquenti stranieri, io sono orgoglioso di aver ridotto l'arrivo di delinquenti.